day like this is very important. È molto importante un giorno come questo. Because we have the full moon. Perché oggi è la luna piena. Kindness. È la luna piena della gentilezza. The full moon of the Guru. This is Brihaspati. Oggi è la luna piena del Guru, è Brihaspati. He is the divine personality who is giving us chances to see that light. Lui è la divina personalità che ci dà la possibilità, la chance di vedere la luce. All the lucky stars are with us for so many years. Quindi tutte le stelle più belle sono con noi per molti anni. Ever since the star of Prabhupada appeared in our life. E a un certo punto è apparsa nelle nostre vite la stella di Srila Prabhupada. When you understand, quando voi capite who Srila Prabhupada, chi è Srila Prabhupada, you will feel very grateful. Voi vi sentirete molto grati. He has shown to us, lui ci ha mostrato, the divine reality, la divina realtà, of our sweet soul, la divina realtà della nostra dolce anima. I don't know what you think about yourself. Io non so cosa voi pensate di voi stessi. But I know what Prabhupada thinks about you. Però Guru Maharaj sa quello che Prabhupada pensa di me. And I also know Maharaj, he is a chef for you. Ma Purusha, vieni qui subito, dove sta? Ananda, c'è la sedere. No, quello per te. Posso sedermi? Mi sono dimenticato di presentare, scusa tanto, anche Siddhanti Maharaj, che è un maestro. Vaishnava in Italia e in questo momento agisce nella Spagna e nelle Baleari. Siddhanti Maharaj. Siddhanti Maharaj. So if somebody can understand the beauty of his soul. Quindi qualcuno può capire la bellezza della sua anima. Then you can understand why we are mistreating ourselves. E uno può anche capire perché ci stiamo maltrattando l'un con l'altro. Radharaman, come in here. For example, per esempio, we want to be happy. Noi vogliamo essere felici. Everybody wants to be happy. Tutti quanti vogliono essere felici. And we think we can become happy by making some adjustments to this body. E crediamo di essere felici aggiustando delle cose in questo corpo. But the real beauty, our real beauty is not the body. Ma la nostra bellezza non è il corpo. Your body may be beautiful. Il vostro corpo certamente può essere bello. But your real beauty is much, 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 much more. Ma la vostra bellezza è molto, 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 molto più. And that real beauty of yours, e questa vostra reale bellezza, that real beauty of yours has been given by Prabhupada and Krishna. La vostra reale bellezza vi è stata data da Prabhupada e da Krishna. He has told us that we have a potential spiritual body. Ci è stato detto da loro che noi abbiamo un corpo spirituale potenziale. Because even though some of us are more or less handsome, perché anche se qualcuno di noi è piacente, as the years go by,
mentre gli anni vanno avanti, we will all be very old and frail. Noi diventeremo tutti quanti vecchiotti e fragili. I never thought that I will become 60 years. Io non avrei mai creduto, Guru Maharaj dice, non avrei mai creduto di diventare un sessantenne. Because my lifestyle was not very good. Perché il mio stile di vita non era proprio, cioè, proprio bello. I thought this model of this body will not last very long. Lui pensava, dice, questo modello di corpo non durerà così tanto. But by chanting Hare Krishna and living with devotees, però cantando Hare Krishna e vivendo con i devoti, we lived a quite good lifestyle. Viviamo in un con uno stile di vita abbastanza buono, piuttosto buono. So somehow other we are still kicking. Quindi in qualche modo siamo ancora pimpanti. And we are still able to see. E siamo ancora capaci di vedere. What are the real beauties? Qual è la vera bellezza? Of Krishna's creation. La vera bellezza della creazione di Krishna. But now listen what Prabhupada said. Ma Prabhupada dice un'altra cosa. He said that you can get an eternal, beautiful spiritual body if you wish to. Se vuoi, puoi ricevere un eterno corpo spirituale bellissimo, se lo desideri. Your body in the spiritual world will be so wonderful, it will be like Krishna's body. Navayovana. Il tuo corpo nel mondo spirituale sarà splendido come è splendido il corpo di Krishna. I Veda dicono Navayovana, sempre giovane. That's unbelievable information. Questa è una informazione incredibile. And in Vrindavan. A Vrindavana. In the land of love. Nella terra dell'amore. Where every step is a dance. Dove ogni passo è una danza. And every word is a song. Ed ogni parola è un canto. You will be able to dance. Voi sarete capaci di danzare. And play. E giocare. In your spiritual body. E giocare con il vostro corpo spirituale. Loving God. Amando Dio. And loving everyone. Amando tutti quanti. Oh, this is an unbelievable promise Prabhupada gave to us. Prabhupada ci ha fatto proprio una promessa incredibile. The majority of the spiritual teachers. La maggioranza degli insegnanti spirituali. Today. Oggi. They tell you other information. Vi danno altre informazioni. The Buddhism tells you. Il buddismo vi dice. You'll be nothing and void. Tu diventerai, tu sarai niente e vuoto. You're going in Nirvana. Andrai nel Nirvana. Nirvana means translated. La traduzione di Nirvana significa Nir, no, and vana, trees or forest. Significa, Nir vuol dire no, e vana vuol dire foresta. No, foresta. I think it was another name for Sahara. E Guru Maharaj dice questo mi sa che era un altro nome per il Sahara. No trees. Niente alberi. No forest. Niente bosco. I don't know myself, I need forest. E Guru Maharaj dice io ho bisogno del bosco, della foresta. I'm working in Peru and in Chile, so I know what desert is. Dice, io, Guru Maharaj dice, io lavoro in Peru e in Cile, quindi lo so cos'è il deserto. We have the Atacama Desert. Noi abbiamo il deserto Atacama. It's 7,000 kilometers long. Che è lungo 7,000 chilometri. So, but I'm always running for the trees. Quindi io sono sempre in cerca di alberi. So Nirvana idea never was very attractive to me. Quindi l'idea del Nirvana non mi è mai risultata molto attraente. And then there's the Brahmavadis. E poi ci sono i Brahmavadi. The Brahmavadis that order so many yogis. I Brahmavadi sono così tanti yogi. They say, dicono,
you can go to the cosmic consciousness. Dicono tu puoi andare nella coscienza cosmica. And you can melt into the cosmic consciousness. E ti puoi fondere nella coscienza cosmica. But però you will have to give up your conception of duality. Però devi lasciar perdere, devi mollare la tua concezione di dualità. In other words, you have to give up your individuality. In altri termini, devi lasciare la tua individualità. No more nose. Niente più naso. No more eyes. Niente più occhi. No more ears. Niente più orecchie. No mouth. Niente bocca. Just cosmic, I don't know what. So, semplicemente cosmico non si sa che cosa. You will have to give up your individuality. Devi lasciar perdere, devi mollare la tua individualità. That's what they are promoting. Questo è ciò che loro stanno promuovendo. They don't talk much about it. Non ne parlano tanto. They just say merge in the ecstasy. Loro dicono immergersi nell'estasi. But I'm asking. Ma io glielo ho chiesto. Who am I in this ecstasy? Chi sono io in questa estasi? Is there any place to sit on? Dice, c'è un posto almeno per mettersi a sedere? Is there a river to swim? C'è un fiume per fare una nuotata? Hmm? Sì. Is there a sun that shines? C'è un sole che brilla? Is there fruits on the trees? Ci sono alberi con la frutta? What's there? Cosa c'è lì? And they say cosmic consciousness. E loro dicono coscienza cosmica. We can also call it cosmic soup. Noi possiamo chiamarlo allora minestra cosmica. Everything is souped in. You don't know what it is. It's just it all blended. Sapete com'è la zuppa? No, non sapete cosa c'è dentro perché è tutto mescolato. But it's supposed to be a good taste. Però almeno che abbia un buon sapore. But it don't. How will I taste it? Però come lo assaggiamo questo? Without ears, without eyes. Con le orecchie, con gli occhi. So I will feel it in my heart. La posso sentire nel mio cuore. No, in a heart not. I won't have a heart either. No, perché non avremo nemmeno un cuore. So no heart, no chest. Quindi non niente cuore, niente petto. Or maybe it is just a state of mind. Forse saremo solamente uno stato mentale. But where the mind will reside, I don't know. Ma dove questo stato mentale risiederà, questo non si sa. Now my mind resides in my head. Ora la mia mente risiede nella mia testa. And my soul resides in the heart. E la mia anima risiede nel mio cuore. And my intelligence. E la mia intelligenza. I don't know where it resides. Non so dove risiederà. Somewhere inside as well. Da qualche parte dentro. So the idea of eternal oneness. Quindi l'idea della unità eterna. Okay. Beh, no more births, no more deaths, no more troubles. Certo, ma non ci saranno più guai, non ci sarà più morte, non ci sarà più nascita. No more delivery wards. Ne non so cosa. Where the children are born. Ah, nemmeno parti. No more coffins. Non più bare. Casa da morte. So maybe it's a little less problematic. Quindi ci saranno un po' meno di problemi che qui, insomma. No more banks. Niente più banche. No more macchinas. Niente più automobili. Ok. Doesn't sound all that bad, no? Non suona proprio bruttissimo. And no more politicians. E non ci saranno più politici. Also doesn't sound very bad. Anche questo non suona proprio male, male, male. But però Bonnie Master Eckhart, a European mystic classic. Però c'è un Master Eckhart che è un classico mistico europeo. He said, lui dice, God is one. Lui dice Dio è uno. But però for love
per l'amore, he has to divide into many. Però per l'amore lui si deve dividere in tanti. Because love is supreme. Perché l'amore è supremo. Love is higher than anything else. Sì, l'amore è più alto di qualsiasi altra cosa. And to live without love. E vivere senza amore. That's not a good proposal. Non è una bella proposta. I can't love myself. Io non posso, uno non può nemmeno amare se stesso. I try, but it doesn't work. Io ci provo, ma non mi riesce. I have to talk to someone. Io devo parlare con qualcuno. Can't look at the mirror and say I love you. Non posso mettermi davanti allo specchio e dire ti amo. Sono silly. È una cosa un po' difficile. I am not alone. Io non sono solo. And I want to be with you. E voglio stare con te. And I know you all want to be with each other. E voglio che e so che ognuno di voi vuole stare con gli altri. I even want to be with a little dog. Ma io almeno vorrei essere con un cagnolino. I want to be with the cows. Vorrei stare con le mucche. And the horses. E con i cavalli. It's so beautiful. E sono così belli. So the spiritual world is the world of unlimited facilities. Quindi il mondo spirituale è il mondo dei vantaggi illimitati. Now let me say a few words about God. Fatemi dire qualcosa a proposito di Dio. Because God is the origin. Dio è l'origine. He is the original Lord. Se Dio è l'origine, è il Signore originale. You know? E sapete? He's unlimited. E lui è illimitato. So what does that mean? Cosa significa che è illimitato? Well, let's think about a few things. Pensiamo a qualcosa. And first of all, he has unlimited sons. Per prima cosa ha illimitati figli e figlie. And of his sons and daughters, quite a few are just sitting in the room. E di questi figli e figlie, alcuni sono qui, sono seduti in questa stanza. That means they're real. Significa che siete reali. I mean, you guys are real. Ragazzi, siete reali. And I'm very happy that you're real. E sono molto felice che voi siete reali. So, the sons and daughters of God, they are everywhere in the whole creation. Quindi i figli e figlie di Dio sono ovunque nella creazione. How can you even imagine this? Come possiamo anche solo immaginare una cosa del genere. And all the beauty. E tutta la bellezza. Unlimited means unlimited varieties. Illimitato significa varietà illimitata. I'm traveling around the world and I'm still discovering more fruits and vegetables which I never seen before. Maharaj dice che io sto viaggiando continuamente per tutto il mondo e ancora trovo sempre nuove varietà di frutti. And in our eco farm in Peru. E nella nostra fattoria ecologica in Perù. By accident we invented a few more salads by making seed breeding. Per fortuna abbiamo addirittura inventato nuove varietà facendo gli incroci. Just by the wind happened. Praticamente l'ha fatto il vento. And now we have a new brand of salad, very delicious. E abbiamo un nuovo tipo di insalata, deliziosa. And the other day in Ishodian. Nei giorni passati a Ishodian, vicino Viterbo. We finally tried out this sabji made by something which everybody calls a wheat. Abbiamo mangiato un sabji, una zuppa indiana fatta da qualcosa che tutti gli altri chiamerebbero erbaccia. And then we prepared a very big sabji with it. E con questa cosa noi abbiamo preparato un bel sabji, cioè una bella zuppa. It was just in Mahapurusha's garden. E era lì nel giardino di Mahapurusha.
And it was such a delicious sabji I never eaten in my life before. Era un sabji, uno stufato indiano che così buono che Maharaj dice non l'ha mai mangiato in vita sua. Maybe we need economical crisis so we start rediscovering what grows around us. Non è che abbiamo bisogno della crisi economica così ricominciamo a scoprire cos'è che cresce intorno alle nostre case. That we will again know what delicious and healthy flowers are growing everywhere. Per esempio, per capire quanti deliziosi e salutari fiori stanno crescono intorno a noi. I just discovered this wonderful salvia. Guru Maharaj ha scoperto questa meraviglioso tipo, questa meravigliosa salvia. I didn't know this wonderful variety you have here. Io non la conoscevo questa meravigliosa varietà che voi avete qua. It's like velvet. È come velluto. It smells wonderful. Ha un odore meraviglioso. It tastes wonderful. C'ha un sapore meraviglioso. And it heals wonderful. E guarisce in modo meraviglioso. And it grows everywhere. E cresce ovunque. This is the Lord's way of doing things. Questo è il modo con il quale Dio fa le cose. He gives for every single little detail. Lui si cura di ogni singolo dettaglio. The most beautiful variety. La più bella varietà. So, quindi, the infinite Lord. Quindi il Signore infinito. He has given us so many books. Lui ci ha dato così tanti libri. We don't even have time to read all of them. Che non abbiamo nemmeno il tempo di leggerli tutti. He has given us chance. Ci ha dato la possibilità. To listen to his pure devotees talk. La possibilità di ascoltare quando parlano i suoi puri devoti. And today is Guru Purnima. E oggi è il giorno di Guru Purnima. So I must think about my Guru Deva. E io devo pensare al mio Gurudev, al mio maestro. All these wonderful classes. Alle sue meravigliose lezioni. Have accompanied me 40 years of my life. Le sue meravigliose lezioni mi hanno accompagnato per 40 anni della mia vita. And I still want to listen to them. E voglio ancora riascoltare. Because Prabhupada left us 900 classes. Perché Srila Prabhupada ha lasciato 900 lezioni. And plenty of different features. E con piene di differenti argomentazioni. Like for example, his interviews, his morning walks. Per esempio, ci sono interviste, ci sono camminate del mattino. Prabhupada really gave us many gifts. Prabhupada ci ha veramente fatto un sacco di regali. You are one. Say what Prabhupada wanted for all of you. Io posso solamente ripetere quello che Prabhupada voleva da tutti voi. Is to send us all home, back to Father. Che è quello di spedirvi tutti di il ritorno a casa da Dio. He doesn't want us to stay here. Lui non voleva che noi rimanessimo qua. He doesn't want us to stay in this material world. Lui non voleva che noi stessimo in questo mondo materialista. He wants us to go to that eternal world. Lui voleva che noi andassimo nel mondo dell'eternità. So I was just giving the examples of God's infinite variety. Quindi io ho appena dato esempio delle infinite varietà di Dio. And now comes my big argument. E ora arriva l'argomento principale. If we are all individuals, se siamo tutti individui, if we are all personal, se siamo tutti persone, if we are all thinking, feeling and willing, se siamo tutti, ci sentiamo tutti reali, veri, se sentiamo, pensiamo e vogliamo, then allora how could this capacity of thinking, feeling and willing not be in God?
Allora com'è che questa capacità di, che abbiamo noi non deve essere in Dio? He must also be thinking, feeling and willing. Anche lui dovrebbe avere questa capacità, pensare, grazie a me, scusate. Not like you and me. Non, magari non lo fa come me e te. I have too many stupid thoughts. Io ho un sacco di pensieri stupidi. So I don't think God has so many stupid Quindi thoughts. Quindi io non penso invece che Dio abbia pensieri stupidi. But the thinking, feeling and willing. Però pensare, sentire e volere e desiderare. That is wonderful. Questo è meraviglioso. That is so unique. Questo è veramente unico. And in the spiritual world, e nel mondo spirituale, there's everything. Nell'energia cosmica, you can be God's personal servant. Potete essere anche servitori personali di Dio. Can you imagine always running after him? E vi immaginate correre dietro? Carrying all the things he needs. Portargli le cose. But you can also be his friend. Però potete anche essere i suoi amici. You can be really like, hey, Krishna, come on, what's going on? E gli potete dire, hey, Krishna, come va? Che stai facendo? Please, I want to play with you. Dai, giochiamo insieme. By the way, have you seen your flute? Dice, in ogni caso, dov'è il tuo flauto? He says, hey, where's my flute? Oh, dov'è il mio flauto? I know. E io lo so dov'è il tuo flauto. If you want your flute back, se vuoi indietro il tuo flauto, I like your mother Yashoda's special sweets. Se vuoi che io ti renda il flauto indietro, a me piacerebbero molto i dolcetti che ti fa tua mamma Yashoda. Like this, the spiritual world has been described to us. Il mondo spirituale ci è stato descritto. It's not that I'm just inventing things. Non è una cosa che Guru Maharaj si sta inventando in questo momento. I heard about this. Io ne ho sentito parlare. I must say it's wonderful. Io posso dirvi che è meraviglioso. I cannot even imagine. Non me lo posso nemmeno immaginare. An existence without individuality. Non mi posso nemmeno immaginare di esistere senza l'individualità. So you can also cook for Krishna. Che tu, in modo da poter cucinare per Krishna. You can make dresses for him. Gli puoi fare anche cucire anche vestiti a Krishna. You can look after what Krishna needs. E puoi anche stare attento a quelli che sono i suoi bisogni. You can be in the spiritual world, in a spiritual body, which is just perfect for serving Krishna. Quindi possiamo anche essere nel mondo spirituale con un corpo spirituale fatto perfettamente per servire Krishna. And you can also make Krishna your sweetheart. E potete anche fare di Krishna il vostro innamorato. Can you imagine Krishna? Ve lo immaginate? Krishna is your sweetheart. Krishna come il vostro innamorato. I can't. Io non ce la faccio. Too much. Troppo. But the scriptures they say that. Però nelle scritture ne parlano. They say fall in love with God. Loro parlano di innamorarsi perdutamente di Dio. For God's sake, fall in love with God. Dice Dio buono, cioè innamorarsi di Dio. Don't fall in love with God. In the material world. Non vi innamorate del mondo materiale. Then you will have to come back here. Perché se no qui ci dovete ritornare di nuovo. Back you have to come to this material. Ci sarà di nuovo da ritornare indietro nel mondo materiale. It's not nice. E non è proprio bello. Because this is what Krishna says. Here those who are born they will die, and those who die they will be born again. Perché questo è quello che Krishna dice. Quelli che sono nati devono morire e quelli che sono morti devono rinascere.